Vanina poco fa, Cavalier Benesperi diceva che il denaro a tasso agevolato secondo lui è l'1%, non è l'8 o il 9%, mi sembra che abbia ragione. Visto che oggi si parlerà anche di questo. Sì, sicuramente, purtroppo però quello che succede oggi è che le aziende non hanno più coraggio di investire, quello è il male. E questo è il male che c'è alla base della nostra economia. E per cui dobbiamo, più che dare denaro, che è importante, dobbiamo ridare fiducia, dobbiamo riavere, perché anch'io sono un imprenditore come gli altri, per credere nel futuro, per credere in questo nostro paese, nelle nostre produzioni, perché senza le produzioni non si va da nessuna parte. Quindi ben vengano le banche che ci danno i soldi, ma soprattutto dobbiamo avere una prospettiva che ad oggi non è ancora molto, molto visibile. Sì, perché in sintesi proprio il tema del convegno fra attualità e problematiche. L'attualità quindi è sempre difficoltosa, le problematiche principali quali sono? L'attività è chiaro, vivaistica risente come diciamo da qualche mese della crisi generale di tutto il mondo. È chiaro che il vivaismo di Pistoia ancora non ha toccato il fondo, perché io credo che ancora ci sono grandi prospettive e soprattutto c'è ancora una produzione importante, ma dobbiamo, ripeto, lasciare che queste produzioni vengano abbandonate o lasciate da coloro che producono, perché sono la nostra risorsa. Se abbandoniamo i nostri vivai, i nostri campi, le nostre produzioni, rischiamo veramente grosso, perché non è che le recuperiamo in una settimana come una fabbrica. Qui ci sono veramente delle aziende agricole che lavorano alle intemperie, al lavoro, però sfruttano anche i vantaggi del nostro territorio, che sono il clima, che sono la terra, però dobbiamo insisterci e coltivarle. Grazie. Prego.